Buonasera a tutti, grazie di essere venuti, siamo pronti per iniziare questo che è il quinto incontro del ciclo che abbiamo chiamato Nelle segrete stanze, sguardi sulle frontiere della ricerca, appunto degli incontri scientifici in cui, invitando ogni volta tre scienziati, cerchiamo di scoprire quello su cui si sta facendo ricerca oggi e comunicarlo chiaramente a un pubblico appunto di scienziati e non, quindi in maniera quanto più comprensibile appunto possibile. Per chi c'era già l'altra volta già lo sa, ma lo ripeto, abbiamo avviato una campagna per queste iniziative di crowdfunding, quindi di raccolta fondi, perché come chiaramente vedete sono assolutamente liberi e gratuiti questi incontri. Però chiaramente per poterli realizzare dobbiamo sostenere delle spese e quindi chi vuole chiaramente in maniera assolutamente libera e volontaria può collegarsi al sito che si chiama Produzioni dal Basso, cercare segrete stanze e anche con 5 euro insomma è possibile finanziare questo progetto. Appunto per noi è importante insomma ci riguarda, dovrebbe essere un qualcosa di libero, di gratuito e quanto più diffuso nella società. Oggi abbiamo con noi Paolo Barucca, ricercatore in matematica finanziaria della Scuola Normale Superiore di Pisa, Roberto Caminiti, neurofisiologo dell'Università Sapienza di Roma e Catalina Curceanu, fisico dei laboratori nazionali dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Frascati. Come al solito procederemo in ordine alfabetico, cominciamo con Paolo Barucca che ci parlerà di fisica e finanza. Adesso sistemiamo anche l'audio nel frattempo. Buonasera a tutti intanto. Io mi alzo e sono più comodo così. Spero che riescano a vedere tutti le slide. Che devo fare? Ah, la clessidra, scusate, sì. Sì, parlerò di fisica e finanza dal lato di fisica, perché io sono un fisico statistico e sono stato quest'ultimo anno doc, quindi un posto di ricercatore dopo il dottorato alla Scuola Normale con il professor Fabrizio Lillo, e quindi il mio approccio sarà quello di un fisico. Quindi, se ci sono economisti in sala, spero che appunto facciano domande successivamente anche adesso. Integrare questa presentazione nel caso, quindi faccio finta di andare avanti perché in realtà... Okay. Di cosa parlerò stasera? Cercherò di essere veramente generale perché la domanda spontanea che verrà a tutti è ok, cosa c'entra però la fisica con la finanza? E poi in generale la risposta sarà contenuta in un'altra domanda, come accade spesso penso in fisica, è che cos'è un sistema complesso? E quindi la risposta sarà sostanzialmente che un sistema finanziario in realtà è un sistema complesso, quindi e perché lo è, cercherò di spiegarlo. E dirò appunto, per articolare questo il problema del fatto che il sistema finanziario è un sistema complesso, dirò alcune caratteristiche dei sistemi finanziari, e poi cercherò di arrivare al punto, il perché, diciamo, l'obiettivo di tutta questa ricerca. L'obiettivo di tutta questa ricerca è cercare di arrivare dai modelli fisici, economici, dei sistemi finanziari, arrivare fino alla regolazione, quindi cercare di tradurre la comprensione di un sistema finanziario successivamente anche in politiche monetarie, politiche finanziarie, perché quello che è almeno la mia convinzione è che soprattutto attraverso la comprensione dei meccanismi non lineari, complessi, che ci sono nei sistemi finanziari, è possibile poi dare delle risposte. Quindi entra la fisica con la finanza, cioè ho messo questa piccola gif di una scimmia che cerca attraversare un ponte però stando sul bordo del ponte, no? Quindi è un po' cercare di appunto un mondo consolidato che è questo ponte, è quello dell'economia e diciamo il fisico, il paragone è con questa scimmia, e cercare di comprendere il sistema però da una prospettiva un po' più diversa, e quindi forse anche più difficile, però potrebbe portare anche a delle risposte. Perché la fisica può studiare la finanza? Beh, sostanzialmente la risposta è molto semplice. La finanza fa parte della natura, cioè che noi lo vogliamo o meno, possiamo discutere filosoficamente se la finanza è innata nella comunità umana, però di certo esiste, quindi è parte della natura e quindi può essere oggetto dello studio fisico. Quindi la risposta per me si conclude qua. Quindi la domanda successiva è che appunto cerca di rispondere a...
che approccio si può utilizzare nel campo del sistema finanziario e quello che cos'è un sistema complesso. E un sistema complesso, appunto, questa è una definizione che ho tentato di dare qua, è che appunto è un sistema è considerabile complesso se la sua dinamica che regola le relazioni tra i suoi elementi costitutivi, che possiamo pensare agli agenti economici, le cellule, i neuroni in alcuni casi, e i suoi comportamenti sistemici, quindi per esempio il funzionamento di un sistema finanziario, il prezzo in un mercato, l'andamento di un indice di borsa, il funzionamento del cervello, non è, il comportamento sistemico non è conosciuto nella sua interezza, cioè non si sa bene la relazione tra il comportamento del singolo neurone e il fatto che riusciamo a parlare, ricordare, o viceversa nel caso del sistema finanziario, non si sa bene il comportamento dell'acquisto di un'azione e l'andamento degli indici di borsa negli anni. E il problema della complessità, appunto, come capite, è il problema di un'assenza di conoscenza, cioè del fatto che non si è riusciti a consolidare una conoscenza. Quindi c'è questa citazione che purtroppo non sono riuscito poi a leggere nel contesto, quindi potrei anche citare in maniera sbagliata, però mi sembrava molto adatta in questo caso. Cioè la complessità è una parola problema, non una parola soluzione. Cioè è possibile che in un futuro non parleremo più di sistemi finanziari come sistemi complessi, ma semplicemente come sistemi finanziari che sono stati compresi. Semplice, è possibile, probabilmente appunto si sposterà sempre più avanti questo limite, però è possibile. E poi cioè, non potevano mancare una citazione di Einstein, anche perché questi oggi sono 100 anni dalla teoria della relatività generale, e che dice una cosa molto importante, appunto, che le teorie andrebbero essere le più semplici possibili, ma non di più. E questo penso che valga soprattutto anche nei sistemi complessi, cioè non ci si può adagiare sulla nozione di sistema complesso e poi non cercare di renderlo più semplice, perché possibilmente potrebbe accadere. Ok, per cercare di capire cos'è un sistema complesso e perché un sistema finanziario lo è, voglio far vedere quanto è semplice osservare un comportamento collettivo. E quindi volevo farvi vedere un video di un esempio di un sistema in cui c'è un comportamento in cui l'interazione può generare, sì, quella che si chiama sincronizzazione. Siamo sincronizzati anche noi. E qua il punto cos'è? Possiamo immaginare ciascuno di questi metronomi, possiamo pensarlo nel paragone con la finanza, come l'acquisto o la vendita di un'azione. Ogni agente agisce in modo isolato, questa potrebbe essere un'assunzione di un mercato efficiente, per esempio. E quello che succede è che se ognuno ha il suo comportamento, il suo acquistare e vendere, quello che potremmo immaginare, appunto, non c'è sincronizzazione, ognuno fa quello che vuole e possiamo pensare che il mercato riesca a procedere, riesca ad andare avanti con questa assunzione. Nel momento in cui introduciamo un'interazione tra questi metronomi, tra questi agenti del mercato, cosa che accade, che fa parte della ricerca che faccio adesso, quello che succede è che in realtà il mio comportamento non è affatto indipendente da quello di un altro agente. Se io acquisto un'azione, lo faccio in un contesto che porterà forse anche a qualcun altro ad acquistare la stessa azione nel mercato, e quindi porterà appunto per esempio questo processo che è detto sincronizzazione, in cui l'interazione del sistema porta ad avere una soluzione in cui appunto le fasi di questi metronomi diventano sempre le stesse. Quindi potete immaginare lo stesso sistema a livello finanziario: se io comincio a vendere e c'è un'interazione nel nostro sistema che porta tutti a vendere, può creare appunto quello che possono essere i crash, il flash crash, quindi il deprezzamento molto rapido di un'azione a partire da un singolo individuo. Quindi appunto vi ho cominciato ad elencare questi che sono in realtà questi fenomeni dei sistemi finanziari che li caratterizzano come complessi, che sono diversi caratteristiche matematico-fisiche che si possono osservare nelle variabili dei sistemi finanziari.
Questo è un breve elenco, molto, molto raccolto, però cercavo di dirlo. Questa è una figura in cui che fa vedere come effettivamente possono esserci delle dinamiche in cui questi agenti di borsa cominciano, cioè una, sì, non capiscono una frase al telefono, cominciano a sentire sell, tutti improvvisamente cominciano a vendere, quindi questo, se volete, è proprio un esempio di sincronizzazione in questo fumetto dell'Economist del 97. E i fenomeni di cui parlerò adesso sono appunto la non linearità e la caoticità, che se vogliamo è parte un po' leggermente la controparte, l'esempio di sincronizzazione che abbiamo visto. Poi il ruolo del rumore e del disordine, che per quanto riguarda appunto me come formazione fisica e statistica sono molto distinti e vanno compresi separatamente. Si tende a pensare il rumore come qualcosa di imprevedibile, qualcosa di inquantificabile, questo è un errore che si fa spesso. In realtà appunto la fisica statistica e questo, l'approccio alla fisica statistica e ai sistemi finanziari è proprio quello di capire che il rumore in realtà si può quantificare e si può misurare e può migliorare la predittività di un sistema, comprendere il rumore. E poi c'è l'interconnettività, che abbiamo già cominciato a vedere con l'esempio dei metronomi, e quindi questi fenomeni collettivi come ad esempio la sincronizzazione. Quindi invece facciamo la controparte della sincronizzazione, se vogliamo, è questo, l'effetto della caoticità. Questa immagine rappresenta la trattoria di Lorentz, in cui io posso avere un sistema non lineare, e quello che succede sostanzialmente è che ho un sistema che ha un feedback, e cioè il cambiamento di una variabile porta al cambiamento di un'altra variabile che a sua volta ricambierà la variabile di partenza. Questo comportamento con diverse variabili accoppiate, in questo caso ne bastano, le trattorie di Lorentz mi sembrano tre, ma si possono costruire sistemi caotici anche con una singola variabile. Quello che porta è che piccole differenze nelle condizioni iniziali possono portare a grandi differenze nel sistema, quindi nell'evoluzione del sistema a tempi lunghi. Questo ovviamente l'effetto è che appunto due comportamenti molto simili possono, nel sistema finanziario potrebbero portare a due conseguenze molto lontane, e questo ovviamente rende più difficile la predittività del sistema. Questo però non vuol dire che diventa impossibile, okay? questo appunto è l'obiettivo anche della fisica statistica. Okay. E un altro aspetto è quello del rumore e del disordine, che sono appunto ben distinti. Qua abbiamo un'immagine della distribuzione dell'income, dei redditi, in cui si vede appunto, per esempio, che ovviamente è sempre molto quella che si chiama power law, molto, molto estesa, molto broad, si dice, come distribuzione. E questo vede appunto che il 50% della ricchezza in realtà dell'income è detenuto da questo personaggio qui, mentre l'estesa popolazione e prende il restante 50%. Ovviamente qua il signore prende in giro gli altri, ma come, non siete contenti, vi sto lasciando ben metà della torta, no? E qual è il messaggio di questa figura in relazione al disordine? Appunto che le condizioni economiche che si sono create fino ad oggi, quindi l'esistenza di questo signore, ovviamente ha un ruolo nell'evoluzione del sistema. E questa è la spiegazione di quella frase che forse potrebbe sembrare un po' ostica, che appunto le condizioni finanziarie che variano su lunghe scale di tempo, cioè la ricchezza accumulata da alcune persone, alcune società, alcune lobby di potere, possono influenzare l'evoluzione del sistema anche a breve termine, e quindi avere degli effetti a cascata, e quindi degli effetti di memoria del sistema. Questo è caratteristico dei sistemi disordinati. E sì, possiamo andare avanti. Ora, questo è più vicino a quello di cui mi occupo io, che è un altro aspetto, che è l'interconnettività. Ho usato questa parola lunghissima, però. L'interconnettività l'abbiamo cominciato a vedere quando abbiamo collegato i metronomi con quell'asse, e abbiamo visto come può cambiare il comportamento di un sistema quando diventa interconnesso. Quello che studio io nello specifico è, ho un sistema di reti, una rete interbancaria, cioè ci sono delle banche che si scambiano del denaro, e ci sono delle relazioni quindi di prestito e debito. Nelle relazioni di prestito e debito quello che può accadere è che una banca può non avere un ammanco di cassa, cioè non avere i soldi per esprimere un debito. Ora, questo potrebbe non avere conseguenze in un sistema non interconnesso, perché semplicemente la controparte potrebbe fallire o non fallire, ma il sistema non avrebbe,
non avrebbe nessuna ripercussione, ma nel momento in cui anche l'altra banca potrebbe fallire e a sua volta, essendo connessa a un'altra banca ancora, creare il fallimento di un'altra banca, ora vedete, potete immaginare bene come si possono immaginare processi a cascata, cioè il fallimento di alcune banche possono portare a cascata, può portare a cascata il fallimento anche di tutto il sistema. Questo è quello che sto studiando io, è appunto il rischio sistemico, come il ruolo delle reti può causare un rischio sistemico e aumentarlo. E poi appunto arriviamo agli obiettivi anche politici di uno studio di politica economica, ovviamente di uno studio di sistemi finanziari, cioè cosa può essere importante, perché si possono è importante modellizzare i sistemi finanziari? Beh, perché modellizzarli correttamente può portare a appunto comprendere il sistema finanziario e a poter prevedere le conseguenze di un'azione come l'innalzamento e l'abbassamento di un tasso di interesse da parte della banca centrale, e quindi è possibile eventualmente ideare stress test in cui appunto la banca centrale suppone che ci sia un cambiamento del valore degli asset delle banche, cioè delle azioni che hanno le banche. Le banche devono dare delle loro le possibili risposte, e in base a queste risposte la banca centrale riesce a capire se il sistema è stabile o meno. Il problema è che l'interpretazione di queste risposte dipende dal modello, dalla certezza del modello. Quindi un miglior modello fisico, matematico, economico, finanziario, come lo vogliamo chiamare, può aiutare anche ad avere migliori comprensioni dei risultati di uno stress test, migliori design di stress test e conseguentemente anche ad avere migliori misure, quindi poter ideare migliori misure per modificare e rendere più stabile il sistema finanziario. Ok, quindi adesso cerco di porvi ancora le domande, quindi queste domande non me le fate perché non so la risposta. E quindi alcune in parte sì, quali sono gli effetti dell'interconnettività sulla stabilità del sistema finanziario? Beh, diciamo l'insight che abbiamo adesso come progetto europeo è sicuramente che la innalzano, abbassano la stabilità, quindi innalzano il rischio sistemico nel sistema finanziario. Però altre domande molto interessanti che si possono fare è: quali strumenti finanziari potrebbero favorire una crescita economica? Cioè, quali operazioni possiamo far fare alle banche per favorire una crescita economica? O viceversa, quali azioni impedire alle banche per favorire una crescita economica? E ancora, esistono misure di politica finanziaria che possono favorire indirettamente una distribuzione di redditi più o meno equa? Queste sono domande ovviamente molto grandi, molto vaste, ma penso che l'obiettivo di anche noi ricerca è farsi anche domande molto grandi. Grazie. La parola a Roberto Caminiti, che ci parlerà appunto della formazione e dell'evoluzione dei modelli interni del movimento nella corteccia cerebrale. Grazie per l'invito, che ho accettato molto volentieri, perché credo molto nella... diffusione, l'informazione della cultura scientifica, anche se l'ora mette a dura prova i sistemi complessi, avanzati nell'età come quelli di cui io sono un esemplare. Ci sono una serie di simmetrie e somiglianze, e sono assolutamente a caso, ovviamente, perché non ci eravamo visti e conosciuti prima, ma ringrazio il relatore che mi ha preceduto, perché ha mostrato con l'immagine, quel filmino di quella scimmia che fa un po' l'equilibrista sulla liana, certo è una forma estrema, ma per noi, e una proprietà assolutamente diffusa degli esseri viventi, che è la capacità di muoversi e di muoversi nello spazio che li circonda. È una capacità straordinaria che non solo ci consente di agire, di fare cose quotidianamente da adulti, ma che nelle fasi iniziali dello sviluppo postnatale forma anche il mondo cognitivo, che non può nascere ed evolversi senza la capacità di interagire con l'ambiente che ci circonda. Ed è una cosa che noi consideriamo come assolutamente naturale, perché la interiorizziamo a tal punto che molti dei nostri gesti, delle nostre azioni
sono quasi automatiche, sembrerebbero riflesse, ma non lo sono affatto. In realtà è che nel corso dell'evoluzione prima e poi dello sviluppo postnatale della dell'ontogenesi, si formano questi modelli delle nostre azioni e dello spazio in cui operiamo, che ci consentono questa capacità, ma che poi drammaticamente perdiamo a seguito di lesioni. E allora lì ci rendiamo conto della complessità di quelle codifiche che ci consentivano quelle capacità e di come sia complesso e difficile, spesso impossibile, ritornare alla condizione originale. Io vi voglio parlare di due cose che stanno esattamente agli estremi opposti della mia traiettoria culturale dello studio del movimento. Uno che riguarda una mia esperienza giovanile, quando ho cominciato a occuparmi di queste cose, in anni felici, 5 anni passati alla Johns Hopkins University di Baltimora, dove grazie ad un clima culturale straordinario e anche a mezzi tecnologici avanzatissimi siamo riusciti a scoprire alcune cose che vi fanno capire cosa può essere un modello interno di un movimento, delle azioni che noi compiamo. Ma perché questi modelli interni? Questi modelli interni pensiamo che esistano perché le nostre azioni sono molto complesse, sono caratterizzate da un numero infinito di gradi di libertà. Un movimento della mano può essere fatto a diverse velocità, può avere diverse ampiezze, diverse accelerazioni. Eppure, nonostante tutte queste infinite varietà o modalità con cui possiamo fare una cosa, il nostro sistema nervoso ne codifica solo alcune, perché non si può occupare di tutte le infinite varietà di modi in cui facciamo la stessa cosa, perché probabilmente cadremo in quello che si chiama il problema della maledizione della dimensionalità. Si pensa che non ci siano sufficienti neuroni e connessioni per poter fare nel nostro cervello, per poter occuparsi di tutti questi piccoli dettagli. Per cui, se noi disegniamo una linea tra due punti, la mano va lungo una traiettoria che è invariabilmente rettilinea, anche se se guardiamo come viene eseguito questo movimento dal punto di vista del problema delle articolazioni che dobbiamo muovere, quella della spalla, quella del gomito, quella del polso, ci rendiamo conto che la soluzione non è così ovvia. E questo di disegnare in maniera rettilinea è una invarianza che viene codificata nonostante i mille modi in cui noi possiamo fare, le mille velocità, le mille accelerazioni che possiamo dare alla nostra mano. E così via dicendo, ce ne sono tante altre. Cioè è come se il nostro cervello, a partire da elementi un po' variabili, estraesse delle invarianze e poi creasse delle rappresentazioni che sono delle proprietà emergenti, cioè delle rappresentazioni che vanno al di là dei singoli elementi che vengono messi insieme in questi modelli. Questo che vi voglio mostrare adesso è uno di questi esempi, che posso andare avanti con la diapositiva, che è la codifica della direzione del movimento della mano, che consiste nel fare questo gesto qui. Noi compiamo questo gesto milioni di volte al giorno, migliaia di volte, serve ad afferrare gli oggetti, e a spostarli o a fare quello che vogliamo, e quando prima di fare il movimento della mano di solito spostiamo gli occhi su quell'oggetto in maniera da portare quell'oggetto nella parte del campo visivo che è la parte centrale, quella che chiamiamo fovea, dove le capacità di risoluzione spaziale e temporale del sistema visivo, cioè l'acuità visiva, la capacità cioè di vedere i dettagli e la frequenza critica di fusione, vale a dire la capacità di risoluzione temporale delle immagini, della loro posizione, del loro movimento, sono massime. E quindi il cervello, l'evoluzione ha sviluppato questo sistema in cui accoppia movimenti della mano e movimenti degli occhi che precedono per guidare meglio, portare meglio la mano su un oggetto di interesse. Ma la nostra mano si può muovere in molte diverse direzioni. Allora il problema è come riusciamo a fare questa cosa.
In questi studi noi siamo andati a studiarlo proprio a livello di quello che è l'ultimo stadio dell'analisi della corteccia cerebrale, che è quella che si chiama corteccia motoria, che sta nella parte più posteriore del lobo frontale, è un'area le cui lesioni provocano paralisi. Cioè senza questa regione noi non siamo in grado di, senza il corretto funzionamento di questa regione, non siamo in grado di eseguire dei movimenti. La paralisi di solito colpisce la metà opposta del corpo, perché le vie che da questa regione portano al midollo spinale, dove poi esistono gli ultimi neuroni che comandano le azioni dei muscoli, sono crociate. Bene, questo è un esempio, però non funziona, dovrei accenderlo, sì, di una scimmia, vedete, questa è una scimmia non dissimile da quella che è stata presentata, che è stata addestrata a tenere questo braccio, a muovere questo manipulandum da una posizione centrale. Sotto questo pannello c'erano dei LED, si accendeva questo pannello, questa posizione centrale qui, e l'animale doveva portare il centro di questo manipulandum su questo punto, tenerlo lì fermo per un certo periodo di tempo in maniera da essere sicuri che stava ben ferma lì, e poi dopo questo periodo di tempo, che per noi era il periodo di controllo, si accendeva in maniera random, cioè in maniera non predicibile, dopo un tempo non predicibile e in una posizione non predicibile tra queste 8 si accendeva uno di questi target. Quello che questa scimmia era destinata a fare era muovere questo manipulandum dalla posizione centrale ad uno di questi target, libera di seguire la traiettoria che voleva. Ovviamente all'inizio del e poi tutti questi target venivano presentati in sequenza random, in maniera che non potesse prevedere quale sarebbe stato il prossimo, perché sono animali che sono in grado di anticipare il movimento in maniera straordinaria. Queste sono le traiettorie alla fine del training, e quello che noi abbiamo scoperto in quella volta è che se noi andiamo a registrare l'attività dei neuroni, dei singoli neuroni nella corteccia motoria di questo animale, e indichiamo qui la direzione del movimento e qui il numero la frequenza di scarica, cioè quanto si attivano questi neuroni a seguito di questi movimenti, vediamo che queste sono l'attività nelle 8 particolari direzioni, e vedete ci sono direzioni in cui questo è l'inizio del movimento della mano, vedete come questo neurone scarica prima dell'inizio del movimento della mano, perché lo comanda, e la stessa cosa si vede qui, scarica intensamente quando i movimenti vengono fatti in questa regione e molto poco, addirittura vengono soppressi questi neuroni quando i movimenti vengono fatti in quest'altra regione. Se voi esprimete questo comportamento con quella che si chiama una curva di tuning direzionale, vedete che assomiglia ad un coseno, ad una curva che è un coseno, ma soprattutto vedete che è una curva molto broad, molto larga, il che significa che questi neuroni non scaricano, non si attivano mai per un'unica direzione del movimento, cioè nel nostro cervello non abbiamo cellule esclusivamente dedicate a comandare il movimento in una particolare direzione, poi cellule che fanno la stessa cosa in un'altra direzione e così via dicendo, in maniera da comporre tutto il mosaico delle direzioni possibili, aggiungendo pezzi a questo mosaico della rappresentazione interna del movimento nella corteccia cerebrale. No, lo fanno attraverso queste curve che sono broad, tanto che il nostro capo allora, che era un neurofisiologo straordinario, ci disse sì, ma dove andate con queste curve qui? Cioè come facciamo noi a compiere movimenti così precisi in termini di direzione a partire da una popolazione che è così aspecifica e così equivoca in termini di capacità di codifica della direzione? Deve essere qualcosa che non sta nelle singole cellule, ma sta al di sopra e quindi probabilmente in un codice che non è dei singoli neuroni, ma che è della popolazione. E quindi ci costrinse a scervellarci per capire quale questo codice potesse essere. La cosa interessante di questo tipo di formalizzazione è che voi avete 8 punti, noi avevamo 8 punti in cui avevamo studiato queste cellule, però fittando una curva di questo tipo potevamo predire come questi neuroni scaricavano anche nei punti, cioè nelle direzioni che non erano state testate sperimentalmente. Cioè si fa un fitting che è predittivo, poi si studia la bontà di questo fit con i dati sperimentali, e in questo modo si riesce a calcolare una direzione preferita, che è un vettore che ha una particolare orientazione nello spazio, guardate quelli blu per favore,
E quando registriamo da 1000-2000 cellule possiamo rappresentare tutti i vettori delle direzioni preferite di queste cellule così come le abbiamo registrati sperimentalmente e rappresentarli in questo modo qui. E voi vedete che, per esempio, quando vedete, queste sono le stesse popolazioni di neuroni che però, vedete, mostrano queste direzioni preferite che sono questi vettori blu la cui lunghezza la cui lunghezza è proporzionale a quanto queste cellule scaricavano in quella particolare direzione. È come dire che è come se noi avessimo nel nostro cervello dei neuroni che votano per una particolare direzione. Ebbene, se voi li sommate, fate una somma di tutti questi vettori, venite fuori, quello che emerge è un vettore che si chiama vettore di popolazione, che noi appunto avevamo chiamato vettore neurale di popolazione, che è questa linea rossa, che predice esattamente la direzione del movimento, che è questa linea tratteggiata qui, con uno scarto di soli 14 gradi. Quindi il codice sta nell'attività, in una proprietà emergente, che è l'attività di una popolazione e non di singoli neuroni. Se considerate che queste cellule scaricano prima dell'inizio del movimento della mano, cioè si attivano prima dell'inizio del movimento della mano, il messaggio è che se voi mi date una popolazione di neuroni di questo tipo, io sono in grado di predire in che direzione la scimmia muoverà la mano. Quindi sono in grado di leggere l'intenzione futura del movimento di questo animale, così come è possibile farlo sull'uomo e così via dicendo. Bene, questo è questo vettore di popolazione ovviamente lo si può usare in mille modi, è un modo per usarlo è quello di usarlo non solo per movimenti di questo tipo che sono movimenti semplici verso un oggetto, ma ad esempio voi immaginate il disegno. Nel disegno, quando voi fate un disegno, vi è una legge molto famosa che si chiama two-third power law, per cui la mano accelera nei tratti rettilinei del disegno e decelera invece durante le curvature. E in questo esperimento un ragazzo che poi venne a fare il postdoc nello stesso laboratorio a Hopkins e che, di cui parlerò anche più avanti, addestrò delle scimmie in una situazione di realtà virtuale a fare questi movimenti qui, che voi vedete riprodotti qui in rosso. Registrò l'attività dei neuroni nella corteccia motoria e prese tutti i vettori di popolazione registrati e li unì tip to tail, cioè li congiunse uno dietro l'altro seguendone l'evoluzione nel tempo, e in questo modo fu in grado di dare una ricostruzione di questa traiettoria virtuale che è una traiettoria neurale, cioè è il modo in cui il cervello ricostruisce quel movimento o perlomeno comanda quel movimento, e confrontò i due dati. Questo è un lavoro pubblicato su Science e vedete che il rosso rappresenta l'andamento temporale del vettore di popolazione quando sono messi tip to tail, scusate, rispetto al movimento reale. Vedete come riproduce perfettamente la traiettoria neurale, riproduce e predice perfettamente la traiettoria reale del movimento della mano. Quindi esistono dei codici, e andiamo all'ultima cosa, magari prendo, se mi date un minuto esatto, andiamo al filmato, saltiamo tutti questi, andiamo direttamente al filmato. Se noi abbiamo questo tipo di informazioni, che se ci badate sono molto semplici, curious to see what these animals do, the tests they perform, and above all, in the test andiamo all'ultimo tratto. Nel caso che avete appena visto, quando voi fate quell'operazione, quello che il cervello ricostruisce in realtà è la velocità di movimento della mano. Fundamental research, the data collected from these experiments can be used for numerous fields of study. In this specific case, the professor's work proved to be a valuable asset. E viene. Scusate.
Quel signore, quel ricercatore che aveva generato questi dati che voi avete visto, gli ultimi sulla codifica di questi movimenti complessi, cioè di queste scimmie che disegnavano delle spirali, e a questo punto vi faccio vedere un filmino che dura un minuto e così concludiamo. Andiamo avanti. Fundamental research, the data collected from these experiments can be used for numerous fields of study. In this specific case, the professor's work proved to be a valuable asset for the applied research done by Dr. Andy Schwartz at the University of Pittsburgh. Here is a woman suffering from spinocerebellar degeneration. Thanks to an implant similar to the one used on the primates, she is able to move an artificial limb simply through neural impulses. In time, these studies will allow her to independently perform actions otherwise impossible for her. In order to achieve this progress, the use of animals in research is fundamental and inevitable. Today I accomplished a goal that I set before the surgery even took place. They were asking if there was something special I wanted to do, like touch my children's cheek or hold my husband's hand, and I said, my goal is to feed myself chocolate. I could do that. I can't hold a job anymore. I can't even hug my children or pick up a pen to write. But I can do that, and I can make a difference for people in the future. So I'm excited to think that our work here in the lab will inspire more people to come forward and for the work to continue. Possiamo chiudere. La conclusione è che questo è un aspetto applicativo che apre delle grandi potenzialità sul piano medico, ma mostra come se si utilizzano degli approcci, cioè degli algoritmi anche molto semplici, ma che riflettono le proprietà dinamiche dei neuroni della corteccia cerebrale, siamo in grado di fare cose complesse, come muovere un braccio robotico come quello che avete visto. La particolarità di questi di quell'ultima immagine che avete visto rispetto alle tante che circolano è che quello è l'unico braccio robotico che esiste in giro, che ha 10 gradi di libertà, lì ne aveva 7, ma adesso ha tutti completamente i gradi di libertà che ha il nostro braccio naturale. E l'attività neurale registrata da questi pazienti, peraltro paralitici, è in grado di compiere movimenti che hanno una complessità che, anche se a uno stadio iniziale, è paragonabile a quella dei nostri movimenti volontari. Quindi i modelli interni del movimento effettivamente ci consentono non solo di capirlo teoricamente, ma eventualmente di riprodurlo attraverso dei device artificiali esterni al corpo. Siamo pronti, quindi passo subito la parola a Catalina Curciano, che ci parla, questo è anche il titolo del suo libro, che insomma poi ovviamente abbiamo a disposizione per chi fosse interessato, Dai buchi neri all'adroterapia, un viaggio nella fisica moderna. Grazie. Grazie anche di avermi invitata a questa attiva. Sto provando a non muovermi, vediamo se riesco a gestire il microfono. Quindi non funziona. Ok, questo funziona? Mi sentite? Bene. Bello vedere tanti ragazzi giovani. Dunque, io volevo portarvi con me nelle stanze segrete della ricerca, nelle stanze segrete di due tipi, come vi farò vedere. Inizio però, questa non sono stata io, vero? Quindi inizio, sì, sono stata io. Inizio col parlarvi di da dove provengo. Cioè, io sono nata in Transilvania, sto in Italia da ormai 20 anni, ho fatto il dottorato a Ginevra, attualmente lavoro ai Laboratori Nazionali di Frascati. Per chi non è ancora venuto a farci una visita, vi faccio vedere una fotografia dall'alto. Lì c'è uno dei pochi acceleratori funzionanti al mondo, un collisore di particelle ed antiparticelle in cui facciamo vari tipi di studi. Io
sto coordinando una squadra che sta effettuando esperimenti su questo acceleratore. Qui vedete all'opera quando stavamo installando l'esperimento sull'acceleratore Daphne. Uno degli obiettivi è per esempio studiare processi che possono essere importanti nelle stelle di neutroni, quindi un certo tipo di quark, quark strani, processi che potrebbero avvenire nel cuore di una stella di neutroni. L'altra attività che ho è invece collegata a una cosa molto molto affascinante che si svolge ai laboratori nazionali del Gran Sasso, di nuovo uno dei laboratori più belli del mondo, anche uno dei più grandi da questo punto di vista, così non mi perdo il tempo. E quindi un laboratorio in cui abbiamo una squadra che svolge delle ricerche attenti a uno dei problemi aperti della meccanica quantistica, in particolare per quelli che conoscono un po' il famosissimo gatto di Schrödinger. Quindi questo gatto, poveraccio, stiamo provando a vedere se c'è qualche spiegazione il mondo del mistico, del insomma, delle cose che non capiamo, e da questo punto di vista abbiamo un esperimento piccolino in cui facciamo ricerche nell'ambito della meccanica quantistica. Detto ciò, comunque, di quello di cui vi volevo parlare oggi è il fatto che una delle mie passioni è anche parlare con chiunque ha voglia di ascoltarmi delle cose che stiamo facendo attualmente nel campo della fisica moderna. Non solo quelle che faccio io, quindi non solo i miei esperimenti, ma anche di quello che delle conquiste della fisica moderna che ho provato a raccogliere in questo libro che si chiama appunto Dai buchi neri all'adroterapia, pubblicato dalla Springer nel ormai 2013. È un libro che porta il lettore insieme a me in circa una quarantina di stanze più o meno segrete. E le stanze segrete sono quelle che ci portano dalla nostra indagine di ricercatori, che ci spinge ovviamente la curiosità, il desiderio di conoscere, che appunto ci ha spinti a trovare i misteri dell'universo a partire dal miliardesimo di metro, esattamente dove stiamo oggi, fino a decine di miliardi di anni luce. Poi nel libro c'è anche una parte che vi farò vedere che parla invece delle ricadute della fisica nella vita di tutti i giorni. E la fisica moderna, la prima parte anche del libro, rispecchia quello che noi i fisici sappiamo. Ho intitolato questa parte le stanze segrete di primo tipo. Di primo tipo magari possono essere stanze segrete per chi non fa la fisica, quindi magari per qualcuno che è a scuola oppure fa un mestiere completamente diverso dal nostro. Purtroppo, ahimè, la fisica e la scienza fondamentale non è ancora filtrata molto molto bene nel pubblico e nelle persone che non fanno il mestiere del ricercatore. Quindi, benché un fisico queste cose li conosce, rimangono stanze segrete, e ho visto che l'intento di questa iniziativa era anche aprire il campo della ricerca e di quello che si conosce al largo pubblico. Quindi nella prima parte del libro ho proprio provato a fare questo, e parto e spiego in questa parte, in una serie, una decina di capitoli, le basi della fisica moderna, a partire dalla relatività e dalla meccanica quantistica, che sono due teorie. Qui lì abbiamo Einstein che mi guarda, per fortuna non fa dei gesti inconsueti. Quindi comunque la fisica si basa su queste due teorie che io provo a spiegare un po' nel libro, la relatività e la meccanica quantistica, andando anche a parlare brevemente del fatto che la meccanica quantistica, oltre ad essere una teoria su cui i fisici si stanno tuttora litigando, non solo sulle ricerche ma anche sull'interpretazione di quello che sta dietro le formule che spiegano benissimo i fenomeni nell'universo, è anche una teoria che apre le porte a tecnologie future quali i computer quantistici. Io ho scelto di parlare del teletrasporto, quindi la meccanica quantistica è anche una teoria che offre un enorme campo di possibilità ai giovani. Quindi se un indomani, magari forse non arriveremo proprio qua, però comunque la crittografia quantistica e il computer quantistico potrebbe essere in un futuro una realtà.
queste basi, quindi questi pilastri della fisica moderna, la relatività e la meccanica quantistica, ci hanno permesso di arrivare oggi a conoscere il mondo proprio a livello del miliardesimo del miliardesimo di metro. Io spiego il modello standard, quindi la veloce conquista, veloce rispetto ai migliaia di anni, decine di migliaia di anni da quando l'uomo è più o meno quello che, almeno fisicamente, dal punto di vista del cervello, è quello che è oggi. Quindi la conquista della conoscenza, bussare alle porte delle stanze segrete, talvolta la porta si apre. Ed è questo uno dei bellissimi casi in cui questo è accaduto. Abbiamo capito che l'atomo, altro che essere indivisibile, ha una struttura molto complessa, che è fatta da un nucleo che contiene protoni e neutroni, fatto a loro volta di quark, intorno a cui girano vorticosamente gli elettroni. Tutto ciò seguendo le leggi della meccanica quantistica e della relatività. E se tutto quello che noi conosciamo oggi può essere sistematizzato nell'ambito del cosiddetto modello standard, l'ultimo arrivato, il bosone di Higgs, ci ha permesso di avere un'ulteriore conferma che, benché sappiamo già che questo non è il modello finale che descrive l'universo, e ritornerò su questo, comunque è una bellissima approssimazione almeno ai fenomeni che ci circondano, i fenomeni più importanti per la vita, per esempio nell'ambito dell'elettromagnetismo. Quindi il mondo è composto, almeno fino a un certo livello, di poche particelle che noi oggi conosciamo, alcune le studiamo tuttora, per esempio il neutrino. C'è un capitolo del libro intitolato L'insostenibile leggerezza del neutrino, proprio perché sappiamo che c'è una massa, il premio Nobel è stato dato quest'anno proprio per questa scoperta, ma non sappiamo qual è troppo piccola. E sappiamo anche che abbiamo dei problemi col modello standard. La gravità è una forza che gira, che guida l'universo, ma non riusciamo ancora a descriverla. Nel libro spiego anche cos'è il bosone di Higgs, almeno ci provo. Cos'è il bosone di Higgs in maniera tale che chiunque possa capirlo facendo dei confronti e delle spiegazioni che sono abbastanza semplici da essere afferrabili anche da chi magari non è proprio un esperta scienziato. Poi dal micro universo vado verso il macro universo, provando a spiegare un po' le strutture dell'universo e l'evoluzione di questo meraviglioso universo in cui ci troviamo, a partire dalla nostra galassia, dal nostro posto in questo universo e dal universo che riusciamo a percepire. Quindi fin dove ci possiamo spingere, che non è solo un limite imposto dai nostri strumenti. Quindi più in là di un certo, da una certa distanza rispetto a noi, è impossibile arrivare, almeno se non sbagliamo completamente il modello che ci porta ad una visione dell'universo che è questa che vediamo oggi, è impossibile arrivare se non altro per il fatto che l'universo è nato. Già questa semplice informazione che l'universo è nato fa sì che non possiamo vedere a centinaia di miliardi di anni luce, perché la luce ancora non ci è arrivata. E quindi spiego anche il Big Bang, l'evoluzione, l'espansione dell'universo. Il libro ha alcune illustrazioni fatte da un mio collega che non è disegnatore, bensì un bravissimo elettronico, ingegnere elettronico. In questa prima parte del libro viene seguita da una seconda in cui vediamo sempre, siamo sempre nelle stanze segrete del primo tipo, però andiamo ad indagare i tesori che si nascondono in queste stanze. E da questo punto di vista l'indagine va soprattutto per quel che riguarda le applicazioni di queste scoperte, che ci hanno permesso di scoprire i quark, ma ci hanno anche permesso di vedere i quasar al confine estremo dell'universo. Quindi gli strumenti che abbiamo sviluppato per poter arrivare a queste scoperte ci hanno permesso anche di avere delle applicazioni per la società che vanno, come vedremo, dalla medicina all'arte. E l'incipit di questo capitolo è un famoso aneddoto che dice che Faraday, quando presentava i suoi, chiamiamoli, giocattoli sull'elettromagnetismo nel governo inglese, il primo ministro a un certo punto, un po' disinteressato, gli ha chiesto: ma che valore ha tutto questo? Cioè,
a cosa serve questo giocattoli, a cosa serve indagare sull'universo. E Faraday rispose che un giorno, signor ministro, il governo potrebbe metterci sopra una tassa. Non parliamo di quanto paghiamo noi l'elettricità, e quindi è palese che la tassa è molto molto pesante. E dal punto di vista delle applicazioni, senza andare in dettaglio, non vorrei tediarvi con i dettagli, però sappiamo tutti che ci sono delle tecniche mediche, per esempio la tomografia con emissione di positroni, che però non so quanti sanno come funziona. Funziona perché esiste l'antimateria, perché sappiamo cos'è un processo di decadimento nucleare. Quindi questa semplice tecnica, che attualmente è utilizzata per svelare i tumori, tumori soprattutto negli organi sensibili, quali il cervello, è una tecnica che mette insieme le migliori conoscenze della fisica moderna, l'antimateria, la radioattività, nonché i rivelatori di particelle. Quindi chiunque va nell'ospedale sappia che sfrutta l'equazione di Dirac, sfrutta un premio Nobel, tanti premi Nobel, nonché il lavoro di tantissimi curiosi che indagavano sul mondo. C'è anche un'altra tecnica che è per certi versi più semplice, la tomografia computerizzata, in cui un sistema di raggi X è molto simile a quella che subiamo quando andiamo a farci la radiografia dentale, però in questo caso il sistema è un pochettino più complesso dal punto di vista funzionale, raggi X che attraversano il nostro corpo e riescono attraverso la misura di quello che riesce a filtrare, quindi da quello che non viene assorbito, anche qui mettendo insieme competenze ingegneristiche di fisici, di informatici, a renderci delle informazioni, praticamente a fare un'immagine tridimensionale all'interno del nostro corpo e darci dei dettagli strutturali ma anche funzionali di cosa accade là dentro. Questa tecnica non viene solo utilizzata in medicina, ma come spiego anche nel libro è stata utilizzata anche per svelare misteri, per esempio dell'archeologia. Quindi Tutankhamon era poverino, si discuteva su quale fosse l'origine del suo decesso, quindi per quale ragione fosse morto così giovane, e un'indagine di questo tipo della tomografia computerizzata ha permesso almeno di capire parte dei misteri che, se non necessariamente hanno portato alla sua morte, comunque gli ha reso la vita molto molto difficile. Vediamo che lui aveva una gravissima malattia. Oltre a svelare i tumori, la fisica ci aiuta anche a curarli, e questo a proposito del titolo del libro, l'adroterapia, è una delle tecniche più moderne, recentemente utilizzata anche in Italia. Vicino a Pavia c'è un acceleratore che si chiama CNAO, che spara fasci di particelle, protoni e ioni di carbonio, sui pazienti. Quindi dice, ma che sei impazzito, mi spari col fascio di particelle? Ovviamente non ogni fascio è utilizzabile a fare questo, bensì solo i fasci con un'energia ben calibrata. Qui è brevemente la spiegazione delle motivazioni. Mentre la radioterapia normale, che usa fasci di fotoni oppure di elettroni, rilascia l'energia con una curva che dall'ingresso nell'organismo fino a decine di centimetri dentro danneggia un po' dappertutto, quindi il tumore ma anche tutto il resto, la malattia da radiazione, i protoni, in funzione dell'energia in entrata, riescono a danneggiare, questa è la capacità di danneggiare, solo il tessuto, in pochi centimetri, il tessuto tumorale. Questa ovviamente profondità può essere spostata cambiando l'energia del fascio entrante. Questa è la macchina di CNAO, è veramente un acceleratore che viene utilizzato per curare i tumori. La fisica è utilizzata anche nelle indagini artistiche, e io nel libro ne parlo di due esempi: la battaglia di Anghiari, quindi il famosissimo quadro, nonché, questo è magari non tanto artistico, però l'Homo dissimilarum Ötzi, quindi anche qui è stata utilizzata, abbinata alla datazione col carbonio, per capire dei misteri e svelare alcuni dei particolari di questa epoca ormai remota. Questo lo salto. Invece la terza parte del libro, le stanze segrete di secondo tipo, perché sono stanze segrete anche per noi, per chi ci lavora. Quindi vedere tanti giovani qua è un piacere, perché almeno so da alcuni di loro che magari vorrebbero studiare scienza. Quindi bussando alle porte del cielo magari talvolta si aprono. E come nella prima parte vi ho fatto vedere alcune delle conquiste
che la mia, le generazioni precedenti sono arrivate, io spero che un giorno questo percorso, quindi cercare queste stanze segrete del terzo tipo, non è così facile. Ho scelto come immagine questo quadro di Escher in cui si va un po' in maniera così un po' angosciante ma anche bellissima alla ricerca dei segreti che sono rimasti tuttora lì in attesa di una soluzione, e fra questi non si può non parlare della relatività, e della relatività che c'ha una formula ben nota, quindi la conosciamo, dopo che Einstein 100 anni fa mise appunto la famosissima teoria che c'ha questa formula semplice, che quando avevo 12 anni mi portò in biblioteca a prendere il libro, poi l'ho riportato il giorno dopo che non ci capivo niente, ma siccome la formula era così corta pensavo che l'avrei capita, ma niente. Quindi la formula di Einstein prevede l'esistenza delle onde gravitazionali. Dove sono? Per ora non le abbiamo viste, quindi stiamo alla caccia delle onde gravitazionali, ma siamo anche alla caccia e sulle tracce del capire i misteri dei buchi neri. I buchi neri non possono non affascinare, proprio perché rappresentano l'essenza del mistero della fisica moderna, in quanto dovrebbero abbinare le migliori conoscenze della relatività e della meccanica quantistica. Quindi capire cosa sta all'interno del buco nero vuol dire capire e abbinare la relatività con la meccanica quantistica in condizioni estreme, arrivare verso la gravità quantistica con tutti i misteri che questa comporta, magari anche un'impossibilità di fare ciò, magari la gravità non è quantizzabile, chi lo sa. E collegati a viaggi interstellari, anche i film Interstellar, tutti quelli visti di recente, che aprono in maniera bellissima la strada a poter eventualmente avere una visione dello spazio e del tempo diversa da quella che abbiamo oggi. E magari un indomani, perché no, costruire dei motori che ci permettono di fare surf nell'universo e arrivare da un posto all'altro come oggi, anzi meglio di oggi, che magari prendendo la metro rimaniamo lì un po' sbalorditi della velocità, non in senso positivo. Quindi lanciarsi in un buco nero di nuovo rappresenta un mistero, una domanda che spesso mi viene fatta: cosa succede? Non lo sappiamo, ma indaghiamo, indagate, e così magari un giorno si arriverà a svelare il mistero, anche mistero su cui lavorava anche Einstein nel momento della sua morte. Ci sono altri misteri, la materia e l'energia oscura, che dovrebbero comporre il 95% dell'universo. Cosa sono? È vero che esistono? Questa sembra, alcuni miei colleghi mi tirerebbero un pugno nel naso. Certo che è vero che esistono. Sì, però magari riguardare le cose, la gravità, la formula della gravità, non fa mai male. Quindi indagare e vedere cosa sono questi misteri, aprire queste porte, l'energia oscura e la materia oscura, sicuramente potrebbero un indomani farci vedere l'universo con altri occhi. E alla fine, come sono composti i quark? Qui, se non altro, magari avete sentito della teoria delle stringhe, la teoria delle corde. Quindi esiste qualcos'altro oltre i quark e gli elettroni? Queste stringhe che addirittura dovrebbero vibrare in spazi multidimensionali, 10 o 11 dimensionali, hanno qualcosa a che vedere con la realtà? E i 10 alla 500 universi previsti nell'ambito di queste teorie esistono da qualche parte? E il nostro uno dei tanti? Non lo sappiamo. Magari un giorno riusciremo a saperlo insieme alla sorte del nostro universo. Un universo che continua ad espandersi, crollerà indietro in un processo che ci porta verso un big crunch, o cosa accadrà dell'universo? E last but not least, una domanda che è una domanda scientifica: siamo soli nell'universo? E c'è un capitolo nel mio libro che è dedicato a questa domanda. Vi anticipo, per non essere delusi, che non ho una risposta. C'ho ovviamente un'idea, ma una risposta non ce l'ho. E questa è l'ultima frase del mio libro, perché il libro è gran parte nato anche dalle domande che mi fanno i miei nipoti. Lui, Eric, voleva viaggiare nello spazio e quindi mi chiedeva se questo fosse possibile. Io concludevo il libro dicendo che, lo dico anche a voi, continuate a sognare di andare su una navicella spaziale a zonzo per l'universo e a svelare i misteri dei buchi neri. Tu, lo diceva lui, ma tu, lo dico anche a voi, insieme a tutti gli altri che hanno lo stesso modo di sognare, ce la potete fare. Insieme magari ce la possiamo fare. E quindi grazie mille.